Amici all'ascolto, un cordiale buonasera dal Palaceccato di Thiene, da Roy Lepore e Vincenzo Calvanese, per la 18ª giornata del massimo campionato di hockey su pista. Tra il 100 giovani calciatori, la formazione locale della Thiene in maglia gialla. Le squadre sono già scese in pista in questo istante. Vediamo le formazioni delle squadre. Il Thiene schiera con il numero 1 Marco Oripoli, con il numero 3 Andrea Brendolini, con il numero 4 Andrea Dalle Carbonare, con il numero 6 Pietro Luotti, con il numero 7 Enrico Sperotto, con il numero 8 Davide Piroli, con il numero 11 Giorgio Casarotto, con il numero 17 Marco Ardit, con il numero 55 Jesus Sola Torres, con il numero 28 Davide Pertegato, allenatore il signor Celeste Marchioretto. Il centro giovani calciatori risponde con il numero 1 Emiliano Torre, con il numero 21 Sergio Festa, con il numero 29 Geppi Selva, con il numero 5 Nicola Palagi, con il numero 99 Niccolò Puccinelli, con il numero 66 Reinaldo Ventura, con il numero 71 Davide Gavioli, con il numero 7 Fernando Montigel, con il numero 77 Liam Rosi, con il numero 10 Leonardo Barozzi, allenatore Francesco Dolce. Gli arbitri tutti di Bassano sono i signori Claudio Ferraro e Alessandro Canonico, direttori di gara in pista, mentre arbitro ausiliario Damiano Chiminazzo, mentre il tavolo, al tavolo dei cronometristi, Luigi Luna. Tutti di Bassano, come detto. Un saluto subito prima di iniziare a Vittoria Benedetti stasera, che è rimasta a Viareggio, e noi la salutiamo. A Daniele Maffei, il nostro compagno di avventura, anche lui impegnato con l'inizio del carnevale. E poi salutiamo anche le piccole Rebecca e Chloe, che sono nostre tifosie piccole di hockey su pista, e ovviamente il nostro Matteo Bertuccelli nella regia centrale di Noi TV Versi. Ora vediamo l'operatore Vincenzo Calvanese, che sta inquadrando il gruppo dei supporters del Viareggio, che nonostante il tempo davvero inclemente, siamo partiti da Viareggio oggi pomeriggio con la pioggia, siamo arrivati a Thiene con la pioggia, sono arrivati, lo zoccolo duro dei tifosi viareggini sono qua. Vediamo di spalle anche le bandiere di Burlamacco, che non mancano mai. A proposito di questo, stasera al Teatro Eden c'è la serata del Festival di Burlamacco, che apre in pratica le manifestazioni ufficiali del Carnevale di Viareggio, che prenderà il via sabato prossimo 9 febbraio con il corso pomeridiano, ma il 100 giovani calciatori sarà comunque di scena al Pala Barsacchi con il Bassano, mentre il Thiene sarà in trasferta a Valdagno. C'è da dire che la formazione vicentina è penultima in classifica con 6 punti, 5 partite, nelle ultime 5 partite ha effettuato un rendimento peggiore, la squadra ha ottenuto davvero pochi punti, mentre il 100 giovani calciatori è con 10 punti conquistati nelle ultime 2 partite, e quindi bianconeri diciamo che sono in 4 partite ultime in fase positiva. Sergio Festa, per gli amanti della statistica, è la prima volta nel campionato che è andata a segno 2 partite di seguito, e speriamo, come si dice in gergo, che non ci sia 2 senza 3 e che Festa vada in gol ovviamente anche stasera, oltre lui chiaramente anche gli altri giocatori in maglia bianconera. È una di quelle partite da affrontare con la massima concentrazione da parte della squadra viareggina. Intanto vediamo i quintetti. Il Thiene schierato con il portiere Davide Pertegato, poi vediamo il numero 55 Jesus Sola Torres, poi vediamo il numero 17 Ardit, e poi scorgiamo... vediamo ora il numero
8 Piroli, il centro giovani calciatori con Leonardo Barozzi, il capitano Palagi, Fernando Montigel, Ray Ventura e JP Selva. Questo il quintetto. La partita intanto ha preso il via in questo istante con il possesso della pallina dei giocatori bianconeri, e poi in pista c'è anche Giorgio Casarotto, che nella gara di andata alla Pala Barzacchi, dove il Tiene perse per 7-2, era l'allenatore giocatore della formazione del Tiene, quindi chiaramente ci sono stati dei cambiamenti. L'allenatore del Tiene, Gaetano Marozin, ovviamente, che ha preso il posto di Giorgio Casarotto nel corso di questo campionato. Salutiamo ovviamente tutti gli altri tifosi bianconeri che sono rimasti a casa e hanno saltato questa trasferta qua a Tiene, ma chiaramente con il beneficio della nostra emittente Noi TV, Versina Noi TV, con le dirette esterne hanno la possibilità ovviamente di poter seguire l'evolversi di questa partita, che è iniziata con il punteggio di 0-0 quando siamo al 24:16. Il tabellone elettronico non è che si veda benissimo, dobbiamo dire, però in qualche maniera riusciamo a scorgere il tempo. C'è la pallina che è andata al di là della balaustra, viene subito recuperata, dicevo appunto, poco pubblico davvero qua al palazzetto di Tiene per questo incontro. La pallina mandata in avanti da parte del portiere, del giocatore del centro giovani calciatori, riparte in avanti il Tiene. Attenzione, perché è stato il numero 17 Ardit, ha messo una pallina debole, neutralizzata senza nessun problema dal portiere Leonardo Barozzi. JP Selva, giocatore che è andato a scontrarsi con un avversario, ha ripreso presente ovviamente Paola Benedetti con le sue immancabili foto, che poi servono anche per la nostra trasmissione settimanale del lunedì Centropista, a immortalare le fasi di questa partita e anche i tifosi che sono arrivati qua a Tiene. Piroli ha scambiato con Sola Torres, sono i padroni di casa che stanno cercando di mantenere il possesso della pallina. Il centro giovani calciatori sabato scorso ha vinto 7-2 con il Sandrigo, nella partita in cui c'è stato anche l'esordio di Matteo Cardella, 14 anni, sicuramente il giocatore più giovane del centro giovani calciatori ad aver debuttato in Serie 1 e poi sicuramente anche a livello nazionale, quindi un altro fatto molto importante per il settore giovanile del CGC. Stasera è presente Niccolò Puccinelli, poi da segnalare anche Luca Lombardi, altro giovane che viene alternato dall'allenatore Francesco Dolce nel corso delle varie partite di campionato. Non aggancia la sfera Montigel, viaggio lungo da Viareggio fino a Tiene in pullman con la squadra, con un film dei Queen, la vita di questo gruppo importante, con canzoni mitiche storiche che hanno in qualche modo caricato un po' la squadra che è arrivata a questo importante appuntamento per cercare ovviamente di migliorare ancora la sua posizione in classifica. Ray Ventura parte con un'azione personale,
tentando probabilmente di far commettere un fallo di pattino. Attenzione, perché il Tiene era partito con il centro giovani calciatori sbilanciato un po' in avanti, l'unico indietro era rimasto Montigel, però in qualche maniera la squadra bianconera si è subito riorganizzata. GP Selva per Ventura che parte, è un palchè, la sua conclusione ribattuta dal portiere Pertegato. La dicevo appunto, è un palchè a tratti sembra anche un po' scivoloso, quindi le squadre devono fare anche attenzione nel mantenere l'equilibrio. 0-0, sono 21 i minuti che restano da giocare prima della conclusione del primo tempo. Un fallo di squadra segnato al centro giovani calciatori. La partita, come vedete dalle immagini del nostro operatore Vincenzo Calvanese, si sta sviluppando con lo studio del centro giovani. Aveva rimesso dal dietro Ventura, poi recupera subito la pallina, la manda davanti per GP Selva, che la, anzi no, per Palagi, per GP Selva nel mezzo all'area, non ha tirato mettendo la forza, e ora c'è una bella girata di Selva su assist di Ventura con la pallina che non è andata molto lontano dalla porta, difesa da Davide Pertegato. Sono i gialli da parte di Marozin, che dicevo appunto ha preso il posto di Giorgio Casarotto nel corso di questa stagione. Sia Casarotto che Brendolin sono stati infortunati nelle settimane scorse e ovviamente la squadra del Tiene ha risentito di queste assenze, hanno recuperato e ora ovviamente c'è la conclusione al volo di GP Selva che ha sfiorato il gol. Il centro è andato bene all'attacco in questa fase della gara. 19 minuti e 52 secondi alla conclusione del primo tempo, tabellone elettronico che sinceramente non si vede bene, quindi andiamo così con un po' di sforzo anche per vedere il tempo. GP Selva si fa vedere, Montigel viene dal dietro, guadagna la pallina ancora il centro con GP Selva, sono 24 secondi a disposizione prima di poter concludere l'azione, però non riuscito ancora a tirare, 15 secondi da giocare prima di tirare verso la porta di Pertegato, e ci prova adesso GP Selva con la pallina che viene sfiorata dal portiere del Tiene, e quindi la ripresa del gioco è stata a favore del centro giovani calciatori, però prima che gli arbitri comandassero la ripresa del gioco. Ricordo che i direttori di gara sono i signori Claudio Ferraro e Alessandro Canonico di Bassano, coadiuvati da Damiano Chiminazzo, arbitro ausiliario, e Luigi Luna al tavolo dei cronometristi per il tempo. Anche loro due sono di Bassano, quindi quattro arbitri arrivati tutti dalla zona vicino dove si sta giocando la partita. Qua il Tiene in provincia di Vicenza. Casarotto, sabato prossimo il centro ricordo giocherà al Pala Barsacchi con il Bassano nel sabato del primo corso di carnevale che inizierà nel pomeriggio con la giornata inaugurale con l'alza bandiera. Ormai siamo prossimi a vivere anche questa importante manifestazione a Viareggio. Centro giovani con Montigel, poi ancora Ventura, manovra il capitano Nicola Palagi, prossimi poi anche all'inizio della 71esima Viareggio Cup organizzata dal centro giovani calciatori. L'11 di febbraio è prevista nella sala consiliare
del Comune di Viareggio la presentazione ufficiale con i sorteggi delle squadre, quindi è chiaro che si sta completando piano piano il lotto delle squadre che prenderanno parte a questa edizione, il ritorno della Cina dopo l'anno scorso, quindi senza dubbio, e poi la novità di una edizione con il calcio femminile, con la Juventus e le altre migliori squadre femminili italiane presenti a Viareggio, quindi ovviamente una bella manifestazione di 50 anni anche di Omar Battistute festeggiati in questi giorni, che i primi calci al pallone in Italia, i primi gol li segnò proprio a Viareggio al torneo del CGC. Ardit, poi ancora Casarotto per il Tiene, 0-0 il risultato, 16 minuti a concludere il primo tempo e 50 secondi. Indietro la pallina per Di Piroli, per Casarotto che tira da lontano sfiorando il palo della porta difesa da Leonardo Barozzi, prova Gepiselva a fare tutto da solo, pressato dal dietro, si è aiutato forse con il pattino, ha indicato l'arbitro mimando, c'è un fallo per il Tiene, è andato giù il numero 55 Jesus Sola Torres, secondo fallo di squadra per i bianconeri di Francesco Dolce, e Barozzi che ha la necessità di andare un attimo a ridosso della panchina dal meccanico Guido Batori per sistemarsi, per sistemare ovviamente il pattino, le ruote dietro. Guido Batori, grande carnevalaro, lui collabora ovviamente anche per il carnevale, quindi ormai a Viareggio tutti sono pronti per l'inizio di questa manifestazione, fiore all'occhiello della città, insieme ovviamente al torneo internazionale della CGC, al festival pucciniano, tutte eccellenze della città di Viareggio. Intanto il gioco è fermo, ne hanno approfittato gli addetti qua della società del Tiene, molto ospitale, per pulire un po' il parquet dall'umido per la caduta a terra di un giocatore, e si riprende con l'ingaggio a due per i giocatori del Tiene in maglia gialla. La respinta molto bella di Barozzi su conclusione di Piroli. Dalle Carbonare intanto è entrato in pista, mentre Francesco Dolce non ha operato per il momento nessun cambio per la squadra viareggina. Gepiselva lascia a Ventura, attenzione, occasione e grande parata del portiere Davide Pertegato, il Viareggio che è andato vicinissimo al vantaggio con Ray Ventura, che era riuscito a far uscire un po' di porta Pertegato, ma che poi all'ultimo momento è riuscito ad avere un guizzo dalla parte opposta, ancora bravo Barozzi su Piroli, e ora va a terra Montigel e c'è il fallo, il primo per la squadra del Tiene. Ha battuto Montigel per il capitano Nicola Palagi, viene incontro Ray Ventura, Selva Montigel, Ventura che riceve da Selva, pronto un cambio per i bianconeri. Montigel, dovrebbe essere Gavioli ad entrare in pista, non aggancia Gepiselva che però in seconda battuta, nonostante Ardit lo abbia messo a balaustra, è riuscito ad arpionare la pallina all'avversario. Piroli, ricordo
punteggio 0-0 qua a Tiene, dove vi stiamo parlando in diretta dal Palaceccato. Partita valevole per il massimo campionato di hockey su pista. Ora c'è il time out chiesto dalla panchina del Tiene, punteggio di 0-0. Entra Gavioli, come avevo anticipato, esce Gepi Selva per respirare un po'. Francesco Dolce chiama raccolta i suoi giocatori con lo schema, con la lavagnina, vedete, dove lui indica come sempre ciò che devono fare i giocatori per mettere in pratica quello che provano ogni settimana con molto impegno in allenamento. La pista è scivolosa, vedete, ancora una volta l'ha detto del Tiene, lo avevo già anticipato all'inizio di questa nostra telecronaca qua dal Palazzetto dello Sport di Tiene, dove mancano 14 minuti e 31 secondi alla conclusione del primo tempo, il punteggio di 0-0. Sostanzialmente c'è stato equilibrio fino a questo momento con il centro giovani calciatori che con Ventura ha chiamato ad un intervento Davide Pertegato quando sembrava che potesse essere superato dal giocatore bianconero. Persiste ancora l'intervento degli addetti del Tiene, proprio perché si va a scivolare in un angolo della pista, proprio ai lati della difesa dell'area, proprio dei padroni di casa. Claudio Ferraro, uno dei due direttori di gara, Alessandro Canonico l'altro, entrambi di Bassano. Vediamo il nostro operatore Vincenzo Calvanese che riprende ancora il punto in cui si scivola. Ovviamente o c'è una perdita dall'alto, probabilmente sarà così, perché sennò non c'è una spiegazione logica a questi continui, queste continue interruzioni del gioco, e quindi ovviamente per evitare che si scivoli sul parquet di questo palazzetto nuovo nella costruzione, però che abbia probabilmente questo problema che dall'alto, anche qua è da giorni che piove, come a Viareggio e in Versilia, in tutta la Toscana, nella provincia di Lucca, quindi ovviamente i problemi ci sono in questo periodo in ogni zona italiana. Siamo nell'area del CGC con il Tiene che manovra. Ricordo che c'è in pista per i bianconeri Gavioli al posto di Gepi Selva, vediamo che è di fronte proprio a Piroli, lo controlla non dandogli la possibilità di mettere in mezzo la pallina, e lui ora dal dietro Piroli tentava di ingannare Barozzi, recupera ancora una volta la formazione di casa la pallina, smorzata la conclusione di Casalotto, riparte Gavioli, aspetta Ray Ventura con Montigel Gavioli, 13 minuti alla conclusione del primo tempo e 0-0. Diceva l'allenatore Francesco Dolce ed anche il direttore, intanto la conclusione del capitano Nicola Palagi viene con la mano aperta intercettata da Pettegato. Dicevo appunto l'allenatore Francesco Dolce, direttore sportivo Alessandro Pardini, sostenevano che bisogna avere pazienza, sono quelle partite in cui è chiaro che sbloccare il risultato le facilita. Intanto è andata a terra Ventura, a mio parere c'era anche la motivazione per fischiare un fallo di squadra ai padroni di casa, invece il centro è a 3, falli di squadra, il Tiene a 1. Pronto Liam Rosi, esce Montigel. Come sabato scorso, come martedì scorso, scusate, con il Sandrigo, a un certo punto della partita, per velocizzare un po' la manovra,
Francesco Dolce ha mandato in campo contemporaneamente sia Liam Rose, forse c'è il blu proprio per Rose, attenzione, attenzione perché c'è, no, blu per Ventura e quindi blu per Ventura al 12:31. Si va quindi al tiro diretto da parte dei padroni di casa, se ne incalica Brendolin. Zero a zero il risultato, quindi tiro diretto per il fallo di Ventura che è fuori e ora Brendolin maglia numero 3 con questo tiro diretto e lo iptonizza Barozzi come sempre. Si era allungato la pallina il giocatore del Tiene che era infortunato insieme a Casarotto nelle settimane scorse. Il centro giovani è con un uomo in meno in questa fase della gara del primo tempo, quando mancano 12 minuti alla termine del primo tempo. 0-0 risultato con Brendolin però che ha sprecato l'occasione del vantaggio. Ora il Tiene ci prova a forzare ed approfittare in questo momento dell'uomo in più. Abbiamo visto prima Dalle Carbonare che aveva tentato una girata alta ma è andato, è data la pallina sulla traversa della porta difesa da Barozzi. Ancora 4 contro 3, 4 i giocatori del Tiene, 3 i giocatori del centro giovani calciatori. Pronto Sergio Festa ad entrare in pista, capitan Palagi in avanti, poi indietro a Gavioli. 30 secondi prima di concludere, tocca la pallina Palagi nel passaggio indietro. Siamo a 40 secondi erano quando il centro poteva provare a tirare ancora. Tiene con l'uomo in più, la parata del portiere Leonardo Barozzi davvero importante e gli applausi dei supporters bianconeri che numericamente dobbiamo dire sono superiori a quelli del Tiene, anche se ovviamente non c'è il numero solito. Attenzione perché Gavioli era stato spinto dal dietro, possibilità di contropiede del Tiene, attenzione, cicca la pallina Piroli, c'era però fallo su Gavioli e gli arbitri non hanno fischiato. 10 minuti a concludere il primo tempo e ora è entrato Festa, si è ristabilita la parità numerica dei giocatori in pista. Ora probabilmente c'è un time out che è chiesto dalla panchina della CCC da Francesco Dolce che l'ha già indicato a Luigi Luna, l'arbitro al tavolo dei cronometristi. Damiano Chiminazzo è l'arbitro ausiliario, poi invece Alessandro Canonico e Claudio Ferraro sono i due direttori di gara in pista, tutti e quattro di Bassano. Il tiro da lontano da parte ancora di Piroli che è il più intraprendente dei suoi. Il time out che avevo anticipato chiesto da Francesco Dolce c'è ora. 0-0, lo ricordo, questo risultato che non si sblocca con Brendolin che ha sprecato l'opportunità per il Tiene con il tiro diretto per il blu che era stato combinato a
Ventura, ma si è fatto ipnotizzare dal portiere Leonardo Barozzi, che lui si era allungato un po' la pallina e lui Barozzi con la racchetta. È ancora un intervento degli addetti del Tiene nel solito punto all'angolo dell'area della porta del Tiene, e anche lì c'è sicuramente un'altra perdita dal tetto. Si riprende il gioco dopo il time out del CGC, che ha 3 falli di squadra, 1 del Tiene. L'ingaggio è ai lati della porta, difesa da Leonardo Barozzi. Cento deve avere pazienza, perché ovviamente è superiore dal punto di vista tecnico alla formazione del Tiene. Ricordo che è penultima in classifica con 6 punti, mentre il centro giovani calciatori ha 31 punti e quindi la differenza e i valori ci sono. Viene in avanti ancora la squadra di casa, allenata da Gaetano Marozin, con Piroli che mette in mezzo per Dalle Carbonare, che non è riuscito nella deviazione, però è ancora il Tiene che fa la partita, come si dice in questi casi. Prova da lontano, la conclusione ribattuta da Gavioli, che parte in contropiede, Feste lì accanto, e c'è il gol di Festa per l'1-0. Festa, che dicevo ha segnato nelle ultime 2 partite, aveva anticipato non c'è 2 senza 3, e non mi ha smentito Sergione, che su assist perfetto di Davide Gavioli ha sbloccato con la conclusione al volo al 6:52 il risultato per l'1-0 a favore del centro giovani calciatori. Davvero un grande gol al volo di Sergio Festa, giocatore ritrovato, giocatore che se ritrova la forma dei tempi migliori, possiamo dire che possa essere l'uomo in più di questa squadra bianconera, specialmente mentre ci stiamo avvicinando anche alla Coppa Italia 1, 2 e 3 di marzo a Trissino, dove segnalano qualche problema dal punto di vista logistico per la capienza di questo palazzetto, che sarebbe addirittura di circa 500 posti, quando questa manifestazione ne richiederebbe di più. E qua in questi casi mi permetto di dire, come se lo scoprissero ora, che il palazzetto dello sport di Trissino ha quella capienza, quando per manifestazioni che ha organizzato il centro giovani calciatori al Palabarsacchi, Coppa Cersa o altre ancora, sono arrivati commissioni per tempo, per visionare che tutto sia a posto. Ma nella città di Viareggio ovviamente tutto sembra che debba sempre essere alla perfezione, noi siamo contenti che sia così, però vediamo che non è di questa cosa dalle altre parti, e quindi ci viene quasi da sorridere che ora scoprono che il palazzetto di Trissino non sia, diciamo, adatto tra virgolette per ospitare una manifestazione del genere come la Coppa Italia. Ma noi chiaramente stiamo qua a fare gli spettatori, a commentare questa partita. Ovviamente a Trissino si giocheranno ormai queste partite della Coppa Italia, ricordando ovviamente che il 1° marzo alle 15 è di scena, e c'è il palo colpito dal numero 8 Piroli. Dicevo appunto, il 1° di marzo c'è il derby tra CGC e Forte dei Marmi, ad aprire proprio le ostilità di questa manifestazione. Palo di Casarotto intanto per il pericolo che ha rischiato il CGC. Intanto c'è un richiamo per Jesus Sola Torres da parte di uno dei 2 direttori di gara, che sono Claudio Ferraro e Alessandro Canonico di Bassano. 1-0 il punteggio a favore dei bianconeri
di Francesco Dolce, il gol molto bello di Sergio Festa su assist di Gavioli. Si riprende con Liam Rosi, dietro di lui c'è Montigel. Gavioli, Sergio Festa, bella l'azione che ha portato al gol il CGC, l'allenatore Francesco Dolce che l'ha avuto a Sarzana, Sergio Festa lo sta recuperando, però ricordo che un recupero, c'è il raddoppio del CGC con ancora Sergio Festa per il 2-0 per il centro giovani calciatori. E qua la partita, come detto, hanno avuto pazienza i giocatori del centro giovani calciatori per aspettare prima di sbloccarla. Al 5:57 c'è questo raddoppio di Sergio Festa, c'è appunto il recupero di questo giocatore anche dal punto di vista mentale con la società di Eugenio Vassalle, con la collaborazione di Dario Reina e degli altri che stanno lavorando per il centro giovani calciatori proprio per recuperare anche dal punto di vista mentale alcuni giocatori che hanno avuto un po' di fatica nell'inizio di questa stagione. E ora Sergio Festa, siamo contenti per lui perché lo abbiamo sempre sostenuto, incoraggiato anche nei momenti in cui le cose non gli andavano bene. E ora il lavoro non solo fisico da parte del preparatore atletico Andrea Bemi, che salutiamo, non è qua con noi, dal punto di vista tecnico dell'allenatore Francesco Dolce, il lavoro mentale fatto da Eugenio Vassalle e il suo team sta ovviamente raccogliendo i frutti di questo lavoro corale, lavoro di squadra, perché chiaramente il CGC, l'hockey su pista, è uno sport di gruppo, ma anche si lavora sui singoli come è stato fatto fino a questo momento. E siamo davvero contenti di raccontarvi qua da Thiene, dal Palaceccato, questo doppio vantaggio del CGC con la doppietta di Sergio Festa quando mancano 4 minuti e 55 secondi alla conclusione del primo tempo. C'è un fischio del direttore di gara perché c'è il centro giovani che ha richiamato ancora un time out ed è giusto interrompere un po' la manovra in questo istante proprio per raccogliere un po' le energie che rimangono ormai prima di questa conclusione del primo tempo che il centro giovani calciatori ha disputato con la testa, come si dice in questi casi, aspettando pazientemente di sbloccare il risultato, e poi è stato premiato perché con merito, dopo che ha rischiato sullo 0-0 al 12:31 con il tiro diretto di Brendolin che non ne ha approfittato per il blu che era stato assegnato a Ventura, ma anche ovviamente con la bravura del nostro solito immenso Leonardo Barozzi, il portierone bianconero e del team azzurro, il risultato era rimasto in parità sullo 0-0 e poi sbloccata al 6:52 con Festa su assist di Gavioli e poi ancora una volta una pallina messa nell'area. Intanto Gavioli è andato negli spogliatoi, un problema per il giocatore bianconero. In pista è ritornato GP Selva, Gavioli però ritorna ovviamente, poi avrà avuto
problema fisiologico, almeno da quello che intuisco io, perché correva. D'altra parte ci sta anche una cosa del genere, il tiro ancora di Piroli, però Barozzi dice no. 2-0 il punteggio per il CGC Viareggio. Luotti, che è entrato in pista, cerca di farsi vedere Casarotto per il TN. La conclusione di Piroli è fuori misura, forzano un pochino i tempi, almeno ci provano i giocatori di Gaetano Marozin, ma il centro giovani è superiore anche in questo, nel saper gestire la partita. Liam Rosi, bellissimo il suo gol di sabato scorso contro il Sandrigo, partita vinta 7-2 da bianconeri. Montigel tentava di voltarsi, però c'è una pallina recuperata da parte dei bianconeri. Due falli di squadra anche per il Tiene, 3 per il CGC. 3 minuti e 21 secondi alla conclusione del primo tempo e 2-0 qua al Palaceccato di Tiene. Il vantaggio dei bianconeri sui padroni di casa. Montigel per Festa, 12 secondi prima di poter concludere verso la porta, difesa da Pertegato, in avanti da Liam Rosi per Festa, che tenta una girata al volo prima della conclusione dei secondi disponibili. E ripartono i gialli della Tiene con Jesus Sola Torres, pallina agganciata ancora dai giocatori locali, ma non riescono a concludere. 2 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo, 2-0 per il centro giovani, doppietta di Sergio Festa. Pensava GP Selva che fosse a suo favore la punizione, stava già andando verso l'area avversaria, ma l'arbitro lo ha richiamato. Casarotto per Luotti, fa tutto da solo, controllato da Liam Rosi, che anche in fase difensiva in questo caso è stato bravo. Tiene lì, marcandolo a zona Luotti, il giovane giocatore arrivato dall'SPV. Recupera GP Selva la pallina, attenzione per Montigel, ci pensa Pertegato a respingere. Liam Rosi, 2 minuti alla conclusione del primo tempo, 2-0 per il centro giovani qui a Tiene. Liam Rosi gira su se stesso, poi trova la correre di Sergio Festa, che gira ancora, si allunga la pallina, in qualche modo viene recuperata dal Tiene, che riparte dalla propria area. È il solito Piroli che tira, ma respinge il portiere Barozzi. Il tiro fuori di Luotti, ci sta provando in tutti i modi il Tiene. GP Selva prima della conclusione del primo tempo per trovare un gol, ma invece le ha trovati Sergio Festa. 2 per il centro giovani, 20 secondi alla conclusione del primo tempo. Il centro fa girare la pallina, la mantiene con Liam Rosi, la manda in avanti per GP Selva, che la controlla, attaccato dal dietro da Casarotto. Guadagna il fallo il giocatore bianconero. 3 falli di squadra anche per il Tiene, altro time out, e quindi ci rifermiamo a il Tiene questa volta. Siamo ormai a pochissimi secondi dalla conclusione del primo tempo, ribadisco il vantaggio di 2-0 meritato del CGC sui padroni di casa, con la doppietta di Sergio Festa al 6.52 e 5.48, ma sul punteggio di 0-0 al 12.31 c'è stato Brendolin, che non ha sfruttato un tiro diretto per un blu che è stato assegnato a Ray Ventura. Si riparte per questi ultimissimi secondi prima della conclusione del
primo tempo con il addirittura i giocatori del centro giovani e GP Selva che asciuga nel punto in cui ci piove, sono due i punti in cui ci piove dal tetto qua del Palaceccato. Siamo nell'angolino della porta difesa da Davide Pertegato, 10 secondi alla conclusione del primo tempo, bianconeri da lì a Marosi indietro a Montigel, GP Selva in avanti per Sergio Festa che non trova però la possibilità per tirare, da poi a Selva, un secondo alla conclusione, siamo ormai, anzi no, 40 secondi, il cronometro davvero, lo dicevo, non si vede bene per nulla, siamo ora a 35 secondi dalla conclusione del primo tempo, 2-0 il risultato. Lì a Marosi in fase difensiva davvero molto bravo anche e attento anche in questo caso, non aggancia Festa, però la pallina viene recuperata da GP Selva, attaccato da Luotti, GP Selva tenta di ingannare Pertegato, non ci riesce, vengono in contrattacco i giocatori del Tiene, Montigel bravissimo proprio su Luotti, viene fatto proseguire il gioco con il tiro dei giocatori di bianconeri e c'è il gol di GP Selva per il 3-0, aveva tirato prima Liam Marosi, poi aveva tirato Montigel, la pallina è arrivata a GP Selva che a porta completamente sguarnita ha realizzato il gol del 3-0 quando siamo ormai alla conclusione di questo primo tempo. Reclamavano dalla panchina del Tiene, non sappiamo il motivo, il gol di GP Selva è arrivato a 4 secondi, se non andiamo errato 5 secondi dalla conclusione del primo tempo per il 3-0 con il Tiene che batte la pallina in questo istante e finisce il primo tempo qua al Palaceccato di Tiene, dove il centro giovani calciatori è in vantaggio per 3-0, doppietta di Sergio Festa, 6:52, 5:48, 5 secondi dalla fine del primo tempo, il gol di Selva sullo 0-0, ricordo, Brendolina ha fallito un tiro diretto. Da Rolepari per il momento è tutto, insieme alle riprese di Vincenzo Calvanese, linea alla regia centrale di Noi TV, Versilia a Matteo Bertuccelli, a risentirci per il secondo tempo, grazie. Cari amici, buonasera, ancora collegati con il Palaceccato da Tiene, un saluto da Roy Lepore e Vincenzo Calvanese con la regia centrale di Matteo Bertuccelli. Rivediamo con le immagini in replay le note più interessanti di questo primo tempo, partendo dal blu proprio combinato dai direttori di gara Claudio Ferrari e Alessandro Canonico di Bassano al giocatore del CGC Ray Ventura e poi con il conseguente tiro diretto di Brendolin sul punteggio di 0-0 neutralizzato dal portiere Leonardo Barotti. Poi il vantaggio dei bianconeri che hanno avuto pazienza di aspettare di poter sbloccare la partita con Sergio Festa su assist di Gavioli al 6:52, un palo di Casalotta al 5:40, poi da segnalare ancora il raddoppio di Sergio Festa al 5:48 per il 2-0, poi quando eravamo ormai allo scadere di questa prima frazione di gioco c'è stato a 5 secondi dalla conclusione della prima frazione di gioco il gol del 3-0 contestato dalla panchina del Tiene, non sappiamo ecco il motivo sinceramente,
per questa contestazione. Fatto sta però che i due direttori di gara hanno assegnato il 3-0, gli altri due arbitri sono Damiano Chimina di Bassano, arbitro ausiliario, e Luigi Luna, tavolo dei cronometristi. Salutiamo, ricordiamo ancora Vittoria Benedetti, la nostra amica che insieme a Paola ci regala sempre dei bei scatti con le foto, che stasera è rimasta a Viareggio. Daniele Maffei intanto prende via il secondo tempo impegnato con il Carnevale, lui che è la voce ufficiale di questa manifestazione. Ricordo anche che al Teatro Eden è partito proprio la kermesse del Carnevale con il Festival di Burlamacco. Poi un saluto anche a Rebecca e Chloe, due piccole tifose viareggino. Era iniziato questo secondo tempo con l'arbitro che però ha prima fischiato, poi interrotto. Vediamo che il nostro operatore Vincenzo Calvanese inquadra un giocatore del Tiene che asciuga uno dei due punti in cui ci piove nel parquet del Palaceccati. Ci siamo fermati già per diverse volte nel corso del primo tempo, è stato azzerato il cronometro per poter ripartire. Non sappiamo, ecco, che problema c'è. Sinceramente c'è un tavolo, c'è il tabellone elettronico dietro la porta dove ora è difesa da Davide Pertegato, che si vede poco. I gol vengono segnati a mano dal tabellone, da un piccolo tabellone di fronte a noi. Però era iniziato il secondo tempo e poi gli arbitri si sono fermati ancora. Tanto siamo vicini qua a Tiene, abbiamo impiegato 4 ore per arrivare qui con la pioggia che ci ha accompagnato direi dalle 2:30 oggi pomeriggio, da dove siamo partiti dal Pala Barsacchi fino qui a Tiene in provincia di Vicenza. Siamo alle 21:40 in diretta qua dal Palaceccato. Si sperava di poter iniziare il secondo tempo, intanto pochi tifosi al seguito della squadra viareggina. Ora Vincenzo Calvanese li inquadra ancora una volta perché se lo meritano davvero, e si sono sobbarcati anche loro tutti questi chilometri con un pomeriggio piovoso. Pochi i tifosi del Tiene presenti dal punto di vista numerico, possiamo dire che sono più presenti i supporters bianconeri che quelli della formazione vicentina. Non comprendiamo sinceramente cosa sia accaduto, probabilmente c'era stato qualche problema al cronometro. Si riparte, almeno si spera di poter ripartire con Claudio Ferraro e Alessandro Canonico di Bassano che finalmente danno il via a questo secondo tempo qui a Tiene. Primo tempo 3-0 per il Centro Giovani Calciatori, che sabato prossimo nella prima giornata del Carnevale 2019 ospiterà al Pala Barsacchi il Bassano, mentre il Tiene è in trasferta a Valdagno. Montigella e Ventura, il tiro direi si alza, la pallina sulla traversa della porta difesa da Pertegato. Si riparte con i bianconeri, tanto salutiamo anche il nostro collega Angelo Cupisti che ci accompagna nelle telecronache dal Pala Barsacchi. Anche lui ci sta seguendo da casa, come tanti che sono ovviamente sintonizzati sulle nostre frequenze per seguire questa partita dei bianconeri di Francesco Dolce,
che hanno l'opportunità ovviamente di poter allungare ancora e guadagnare punti importanti in classifica. La squadra viareggina sta difendendo questo importantissimo vantaggio di 3-0. Non è stato facile prima di sbloccare il risultato, ma poi c'è riuscita con la doppietta di Sergio Festa al 6:52 e 5:48 e poi con il terzo gol di Gepi Selva. Tre falli di squadra ciascuno per il CGC e il Tiene. Questa settimana in trasferta Francesco Dolce, tra i giovani a sua disposizione, ha portato Niccolò Puccinelli. Sabato scorso era stata la volta ovviamente anche di Luca Lombardi, martedì c'è stata il debutto di Matteo Cardella, 14 anni, contro il Sandrigo, superato per 7-2 dai bianconeri, il più giovane giocatore del CGC. Ripartono i giocatori di casa che colpiscono ancora un palo, questa volta con Ardit. C'è l'intervento per un rigore per il CGC, fallo subito da Gepi Selva. Tanto segnaliamo il palo di Ardit al 22:38. Rai Ventura pronto per battere il rigore, parato il rigore dal portiere e quindi il punteggio rimane sul 3-0. Sempre, e c'è ora il gol del 4-0 del Montigel, realizza il gol del 4-0 Nando Montigel, quindi siamo al 21:55. 4-0 il gol del Centro Giovani Calciatori. Che ora ha allungato, ovviamente ora prende Rai Ventura, sbaglia Gepi Selva, una opportunità, e ora c'è Montigel che si beccherà il blu, almeno così è, blu per Nando, sì, e in questo caso ci stava, dai, ci stava il blu a Montigel al 21:27. Ora c'è l'opportunità per il Tiene di approfittare di questa conclusione con questo tiro diretto. Vediamo che il numero 8 che si è fatto parare Piroli. Piroli si è fatto parare questo tiro diretto da parte del portiere Leonardo Barozzi, quindi
nulla di fatto anche in questa occasione per la formazione di casa, che non ha sfruttato l'opportunità. Due tiri non sfruttati da parte dei giocatori del Tiene già nel primo tempo sullo 0-0, poi ora sul 4-0, e quindi riparte Nando Montigel. Selva, Palagi che controlla, manovra ancora la formazione del Tiene, che è andata vicinissima al gol, ma bravissimo Leonardo Barozzi, stava per andar via il capitano Nicola Palagi. Il Tiene con grande generosità si porta con Ardit, ora va a terra Gepi Selva e il blu Ventura, c'è probabilmente il blu, come mai non danno il blu a Dalle Carbonare, sinceramente vabbè. Certo, vince 4-0, 4 falli di squadra per il Tiene, 3 per il centro giovane, ma ci stava tutto il blu per il fallo commesso da Dalle Carbonare su Ray Ventura. Gepi Selva cinturato da due avversari, addirittura gli arbitri danno il fallo a favore del Tiene. Vabbè, noi prendiamo atto, sono le immagini che poi parlano da sole, non è che sul 4-0 a favore del centro giovani calciatori vogliamo metterci qua a polemizzare più di tanto, però sono le due ultime decisioni di questi arbitri, Claudio Ferraro e Alessandro Canonico di Bassano, non è che ci hanno convinto più di tanto. Andiamo avanti con Ray Ventura, pronto festa ad entrare in pista, c'è Palagi che, preso in controtempo, non riesce a deviare la pallina. Bello il recupero di Ventura per Gavioli, porta la pallina Palagi in avanti, Gavioli attacca dal dietro l'avversario, Palagi alza la testa, intelligentemente fa partire Gepi Selva che lascia poi a Ventura, ci prova Gavioli da lontano con la pallina che va al lato. Siamo a 18 minuti e 40 secondi dalla conclusione della partita, il punteggio di 4-0. Grande Leo, grande Leo che dice di no. Gavioli, Palagi, questa volta è Pertegato che è stato bravo a toccare la pallina, alzarla sulla traversa della sua porta, però un'azione partita alla grandiosa dall'area Viareggina con Leonardo Barozzi che ha detto di no a un avversario, e poi in contropiede CGC. Intanto Sergio Festa in pista al posto di Gepi Selva. Casarotto fa tutto da solo, non lo aiutano in sostegno compagni di squadra, e quindi ancora lui il più attivo. Riparte il centro, Gavioli, Ventura, Gavioli, disturbato da un avversario, esattamente Piroli. C'è però un time out chiesto dal Tiene sul punteggio di 4-0,
doppietta di Sergio Festa, gol di Selva e gol di Montigel nel secondo tempo. La rete di Montigel, i tre gol nella prima frazione di gioco, che è stata molto interrotta a causa di due punti in cui ci piove e ancora una volta interviene uno degli addetti della formazione vicentina sul parquet del Palaceccato di Thiene, dove il centro giovani calciatori sta vincendo con merito 4-0, sta gestendo questo risultato, sta controllando la situazione. Rai Ventura parla con il giovanissimo compagno di squadra Davide Gavioli, lui con il capitano Nicola Palagi e in pista con Sergio Festa. Si riparte con gli arbitri Claudio Ferraro e Alessandro Canonico di Bassano, coadiuvati da Damiano Chiminazzo e Luigi Luna, anche loro di Bassano, che comandano l'inizio del gioco. Ventura, una partita che dal punto di vista spettacolare sicuramente non è che sia il massimo, ma alla centro giovani calciatori interessavano i tre punti e questi ci sono con merito fino a questo momento. C'è il palo, il terzo palo del Thiene con Ardit. Leonardo Barozzi dice di no una prima volta e poi c'è la rete anche del Thiene per il 4-1. È il numero 7 Sperotto per il 4-1 alla 16:57. Il gol per il Thiene in questo secondo tempo. 4-1 il risultato comunque per il centro giovani calciatori, che cerca la possibile undicesima vittoria. Il Thiene prima della vigilia di questa partita era la difesa più perforata con 96 reti subite. Stasera è arrivata a 100 con 43 reti fatte, stasera va a 44, peggior attacco della formazione vicentina. C'è un richiamo da parte degli arbitri alla panchina del Thiene, che ha protestato anche in questo caso. Gli arbitri sono molto pignoli e molto attenti in queste situazioni. Anche a Viareggio lo abbiamo visto in più di una circostanza, al Pala Barsacchi, che alle prime avvisaglie ci sono richiami che poi nel corso di una partita possono costar caro, e quindi bisogna sia in pista che fuori prestare la massima attenzione, perché poi, come è capitato anche la scorsa settimana, vengono combinate anche delle sanzioni per proteste anche da parte dei supporters. C'è il gol di Rai Ventura che porta a 5 le reti per il centro giovani calciatori al 15:56. Un gol davvero molto bello, 5-1 da parte di Rai Ventura, con una conclusione potente su cui nulla ha potuto il portiere del Thiene. Stava per ripartire la squadra bianconera,
Paragi, per Ventura, sono due gol di Festa nel primo tempo, uno di JP Selva, poi nella ripresa gol di Montigel per i bianconeri di Ventura e per i lettiani di Sperotto sul 4-1. Ventura ancora, che gol, lo infila all'incrocio dei pali Rei, anche lui autore di una doppietta, e siamo 6-1, 15 e 13, Ventura con una conclusione davvero potente, centro ha avuto la pazienza di aspettare a sbloccare il risultato e poi una volta che c'è riuscito ha messo la partita in discesa. Non a caso il Tiene è penultimo in classifica con 6 punti, riparte la formazione di casa ma fermata l'azione offensiva da Festa a Paragi, poi Gavioli stava per segnare il 7° gol per i bianconeri che avevano chiuso il primo tempo sul 3-0 grazie alla doppietta di Festa e il gol di Selva. Era stato bravo Festa a sbloccare il risultato al 6:52 sullo 0-0. Il Tiene con Brendolin aveva sprecato un tiro diretto. Festa Gavioli, capitan Paragi, centro ora sul punteggio di 6-1, amministra bene il risultato. Martedì il Sandrigo è stato battuto 7-2. Nuovamente in pista Liam Rosi, fuori il capitano Paragi. Festa per Gavioli. Sabato prossimo, nella prima giornata di carnevale, al Pala Barzacchi arriverà il Bassano alle 20:45. Il carnevale termina con i fuochi artificiali intorno alle 19:30, quindi non c'è nessun problema, ma poi, come ha sostenuto il vicepresidente del CGC Renzo Pardini, chi vuol venire a vedere la partita ci viene, quindi indipendentemente dal carnevale o meno. Il centro manovra e controlla il risultato qui al Attiene. Ancora una volta un'azione dei padroni di casa viene interrotta da Rai Ventura, autore di una doppietta con due conclusioni con tiri potenti su cui il portiere Pertegato non ha potuto fare nulla. Festa con l'aiuto della balaustra dà la pallina a Ventura. Liam Rosi, preso in controtempo Festa, ne approfitta il Tiene, ma Gavioli è bravissimo in fase difensiva. Festa al tiro, Pertegato ci mette la mano, la pallina si alza, 12 minuti e 15 secondi alla conclusione della partita qua al Palaceccato, da dove vi stiamo trasmettendo in diretta con le immagini di Vincenzo Calvanese e regia centrale di Matteo Bertuccelli. Ricordo l'appuntamento anche di lunedì consueto con Centropista insieme a Daniele Maffei, trasmissione in esclusiva con il Centro Giovani Calciatori e le altre sintesi delle partite di giornata. In avanti Gavioli, mette in mezzo, il Tiene si è difeso bene, poi viene in avanti con Luotti che è entrato nel frattempo per la squadra di
Gaetano Maruzin, che ha preso il posto dell'allenatore giocatore Giorgio Casarotto, che aveva guidato la squadra nella gara di andata. Festa per Gavioli, si è dato un grande affare, è andato al tiro, si è alzata la pallina, aveva cercato di chiudere l'azione. Le indicazioni di Francesco Dolce, il tecnico bianconero, che è molto calmo ai bordi della panchina. D'altra parte gliene danno la possibilità i suoi giocatori in pista, mentre si sta riscaldando anche Niccolò Puccinelli con la maglia numero 99. Potrebbe esserci spazio anche per lui, aveva già debuttato in Serie 1, come del resto era capitato a Luca Lombardi, e martedì è stata la volta di Matteo Cardella contro il Sandrigo, 14enne del CGC, che viene impiegato anche nell'Under 17-19 di Rai Ventura, quindi un giocatore già che è riuscito a mettersi in mostra come altri del settore giovanile su cui sta puntando. E c'è il gol ancora di Festa per il 7-1 per il Centro Giovani Calciatori. Grande gol di Sergio Festa, che sta facendo vedere il suo valore, sul quale non abbiamo mai dubitato. Al 9:52, 7-1 per il Centro Giovani Calciatori, il risultato che ci sta tutto. Riparte Festa, autore di una tripletta. Liam Rosi aveva ridato la pallina a Festa, autore di una tripletta, gli altri gol di Montigel e doppietta di Ventura. Gol di Gepi Selva anche nel primo tempo, che portano a 7 i gol per la squadra di Francesco Dolce. 7-1, 6 falli di squadra per il Tiene, 4 per il Centro Giovani. Gavioli, Montigel, Festa, ci prova dando Festa la pallina a Gavioli, era riuscito a girarsi, un buon recupero difensivo di Sergio Festa, che riparte da Montigel. 6 minuti e 30 secondi dalla conclusione della gara, attenzione perché il Tiene viene in avanti, c'è un ingaggio a 2 con i giocatori vicentini che sono nell'angolo della porta difesa da Leonardo Barozzi, che quando ha dovuto far vedere che c'era anche stasera lo ha fatto vedere alla grande, il portierone viareggine della nazionale. Liam Rosi, possesso di pallina, la manda in avanti per Nando Montigel. Liam Rosi controlla il Centro Giovani la partita sul punteggio di 7-1 a suo favore, verticalizza Festa per Montigel, in avanti Sperotto, costretto a mettere la pallina in dietro per Piroli. Vanno a terra due giocatori, uno del Tiene e uno del Centro Giovani Calciatori. Si rialzano,
erano Gavioli e Sperotto. È il Tiene che manovra. Ora probabilmente c'è anche spazio per Emiliano Torre, che va in porta al posto di Leonardo Barozzi. Abbiamo visto già Emiliano pronto ai bordi della pista, della panchina del CGC. Siamo a 6 minuti dalla conclusione della partita. Il punteggio è di 7-1. Perde l'equilibrio un giocatore del Tiene nel punto in cui ci piove sul parquet. Sono ancora i padroni di casa con Casarotto fermato. Liam Marosi cerca di far tutto da solo. Montigel a portiere battuto, poi si rialza per Tegato a respingere la conclusione di Nando. Riparte in avanti il Tiene con Sperotto. Questa volta viene punito il suo intervento difensivo di Gavioli e c'è il cambio di portiere, come avevo anticipato. A 6 minuti dalla conclusione della partita entra Torre in porta sul punteggio di 7-1 per il centro giovani calciatori, e probabilmente ci sarà lo spazio anche per Niccolò Puccinelli, che abbiamo visto già si stava scaldando, si toglie il sopra della tuta, quindi un altro giovane che trova spazio, come nelle settimane scorse era già successo già per lui, per Luca Lombardi, e come detto la settimana scorsa per Matteo Cardella. Si asciuga ancora il parquet bagnato del Palaceccato e con la maglia numero 99 Niccolò Puccinelli accelera il riscaldamento. Siamo a 6 minuti dalla conclusione di questa partita qua al Palaceccato. 7-1 il risultato a favore del CGC sul Tiene. Emiliano Torre in porta, quando chiamato in causa si è fatto sempre trovare pronto, e vediamo se riuscirà a terminare imbattuto questo spazio che ha trovato in questa fase conclusiva della gara. Alza la pallina dalle carbonare, va fuori, va a recuperarla Guido Batori, immortalato dal nostro Vincenzo Calvanese. Vediamolo il nostro meccanico grandioso del CGC, che recupera la pallina prontamente, la rimette in pista. Lui, amante e collaboratore del carnevale. Festa per Liam Rosi, attende l'arrivo di un compagno, JP Selva. 5 minuti e 27 secondi alla conclusione della partita. 7-1 il punteggio per il CGC. JP Selva fa tutto da solo. Festa che non riesce a segnare il poker. Ha realizzato una tripletta. C'è la conclusione che va fuori di Piroli, ma sulla traiettoria c'era Emiliano Torre. Liam Rosi aggancia la pallina, la mette in mezzo per Montigel, ma è bravo Pertegato. Ripartono i padroni di casa, in avanti il tiro di Casarotto viene respinto. Selva per
Liam Marosi che non controlla, va a terra e ora è pronto Nicolò Puccinelli, spazio anche per lui, esce Festa ed entra accolto dall'applauso dei supporters bianconeri. Al 4:34 anche Puccinelli in pista per il CGC sul punteggio di 7-1 per la formazione bianconera. Liam Marosi al tiro, respinto da Pertegato. Gepi Selva, esterno della rete, illusione ottica. Puccinelli per Montigel che gli gira la pallina proprio per metterlo nella condizione di poter realizzare anche lui il gol. Controlla Niccolò Puccinelli, l'arrivo in avanti di Sperotto, è in mezzo all'area bianconera cercando anche lui di guadagnare il possesso della pallina, va a contrastare Casarotto, in avanti i giocatori del Tiene che vanno elogiati per la loro generosità con la quale hanno condotto la partita. Bravo Emiliano Torre nella circostanza a non farsi ingannare dal giocatore del Tiene che è venuto dal dietro della sua porta. Ancora una volta Emiliano Torre con il piede ha deviato il tiro. C'è poi Dalle Carbonare che ha tentato una girata al volo ma è andata alta. 3 minuti alla conclusione di questa partita. Il centro giovani calciatori, primo tempo 3-0, doppietta di Festa e gol di Gepi Selva. Nel secondo tempo Montigel per il 4-0, Sperotto il 4-1, Ventura 5-1, Ventura ancora 6-1, Festa 7-1. Sul punteggio di 0-0 da ricordare al 12:31, un tiro diretto non sfruttato da Brendolin per il blu preso da Ventura. Ventura che non sfrutta al 22:38 un rigore parato dal portiere blu a Montigel, tiro di Piroli che viene neutralizzato ancora una volta da Barozzi e ora c'è un rigore assegnato al Tiene per un fallo, abbiamo visto mimato al 2:31, va a tirare Casarotto contro Torre, Casarotto contro Torre, vediamo se Emiliano riuscirà a non farsi battere. Grande Emiliano al 2:31. Casarotto parte, alza Liam Rosi, bravissimo anche Emiliano Torre nella circostanza, c'è, va a terra Liam Rosi, c'è il blu per Casarotto che mima, che si è buttato il giocatore bianconero. 2:08, blu a Casarotto, tiro diretto per il CGC e va Niccolò Puccinelli. Niccolò Puccinelli contro Pertegato. C'è il tiro diretto, c'è il tiro diretto, c'era il punto della battuta, era sbagliato, è stato fatto rettificare, c'è Puccinelli che per poco andava in gol, respinto dal portiere questa conclusione. Montigel, siamo ormai a 1 minuto e 50 secondi dalla conclusione
della partita. 7-1 il punteggio a favore dei bianconeri di Francesco Dolce, che il tiene, viene in avanti. Emiliano Torre per il momento è riuscito a difendere la sua imbattibilità, anche addirittura respingendo un tiro di rigore. Pulcinelli che cicca il passaggio a un compagno di squadra. Nella fase offensiva ha recuperato subito la pallina il Cici e c'è il tiro al volo di Nicolò Pulcinelli su assist di Festa. I compagni di squadra cercano in tutti i modi di potergli far realizzare il gol. Siamo a 50 secondi dalla conclusione della partita. Liam Rosi per Sergio Festa. La pallina si alza, quindi si riprende, era stata leggermente deviata dalla racchetta di un giocatore del Tiene. Montigel per Liam Rosi. Ancora Montigel, siamo a 20 secondi dalla conclusione di poter tirare in porta. Il Tiene recupera la pallina a 30 secondi dalla conclusione della gara, che il centro sta vincendo per 7-1 e ormai questi tre punti sono conquistati dai bianconeri, che vengono avanti. Pulcinelli mette per Giupi Selva, il centro sale a 34 punti in classifica, meritati, ci stanno tutti. Continua la striscia positiva della formazione di Francesco Dolce, che sabato ospiterà al Pala Barsacchi il Bassano, nella giornata in cui inizia il Carnevale di Viareggio. Il primo corso terminerà intorno alle 19:30, quindi c'è il tempo per venire al Pala Barsacchi. Finisce qui invece la partita. Il centro giovani calciatori ha vinto 7-1, primo tempo 3-0, apre le marcature Sergio Festa dopo che Brendolini aveva fallito un tiro diretto, poi c'è un palo di Casalotto, il gol del 2-0 ancora di Sergio Festa, il 3-0 di JP Selva nel secondo tempo, palo di Ardit, poi un rigore parato a Ventura al 21:35, gol del Montigel per il 4-0, blu a Montigel, tiro di Piroli neutralizzato da Barozzi, ancora una volta bravo, poi Sperotto per il 4-1, Ventura per il 5-1, Ventura ancora per il 6-1, Sergio Festa per il 7-1, a 6 minuti dalla conclusione della partita, spazio anche per Torre che rimane imbattuto, al 4:34 Pulcinelli anche lui in pista, al 2:31 Casalotto non riesce a sfruttare un rigore deviato da Torre e a 2 minuti e 08 secondi blu a Casalotto, tiro diretto Pulcinelli, si vede respinto il tiro dal portiere Pertegato. È tutto qua cari amici dal Pala Ceccato di Tiene, dove ribadisco questa vittoria di 7-1 del centro giovani calciatori meritato sul Tiene. Ringrazio ovviamente per le immagini Vincenzo Calvanese, la regia centrale di Matteo Bertuccelli, da Roy Lepore tutto, ringrazio tutti ovviamente per la cortese attenzione e l'appuntamento lunedì con Centropista insieme a Daniele Maffei e sabato dal Pala Barsacchi, dove il centro giovani calciatori ospiterà il Bassano. Linea regia.